lavoro è cambiato, lo sappiamo e ce lo diciamo spesso. È cambiata la modalità di organizzazione delle attività, è cambiato quello che serve nei luoghi di lavoro, gli strumenti innanzitutto. E sicuramente la pandemia in questo è stata una leva formidabile per anticipare i tempi di questo profondo cambiamento. Chi è che non ricorda come durante i momenti di pandemia tanta gente lavorava da casa? Il lavoro remoto, quello che ormai abbiamo imparato tutti a conoscere come lo smart working, era diventato la regola per milioni e milioni di italiani, nel pubblico come nel privato. Oggi, quando le cose vanno tornando verso la no normalità, i numeri cominciano ad invertirsi. Però attenzione, questa inversione non ha carattere definitivo, nel senso che quasi il 40%, secondo le ricerche che si sono fatte in questo periodo, dei lavoratori di questo nostro paese lavoreranno in modo ibrido, cioè in parte da casa e in parte dal lavoro. E questa è sicuramente una innovazione significativa per quanto riguarda la vita delle persone, perché l'alternanza di vita e lavoro quando si lavora da remoto è ovviamente articolata in modo differente. Ma non è certo diciamo un evento neutro, semmai è un elemento sul quale bisogna riflettere, perché lavorare da remoto significa modificare profondamente anche le proprie competenze. E quindi vuol dire che dobbiamo attrezzarci tutti e immaginare che negli anni futuri il nostro lavoro innanzitutto sarà diverso nei contenuti, ci saranno cioè lavori diversi nei quali sarà molto più importante la componente tecnologica, la conoscenza di strumenti informatici, l'utilizzo di meccanismi, macchinari, tecnologie e linguaggi a cui molti di noi non sono abituati. E al tempo stesso questo tipo di fenomeno produrrà anche la profonda trasformazione di molte modalità di vita e anche la scomparsa di tanti lavori tradizionali che in un contesto differente non ci saranno più. Quindi che cosa bisogna fare in un paese moderno per attrezzarsi a questo cambiamento che è oggettivamente inevitabile? Da un lato ci sono delle riforme legislative in atto, per cui lo smart working probabilmente verrà ridisegnato per renderlo uno strumento più utilizzabile in modo pratico e concreto, ma dall'altro lato soprattutto bisogna immaginare quello che in questo paese bisogna subito mettere in campo per evitare che questo cambiamento epocale finisca per eliminare tante persone dal mercato del lavoro che invece potrebbero essere riaccompagnate. E sostanzialmente c'è bisogno di un grande investimento sul tema della formazione professionale. Perché ancora di più cambiando le regole, i contenuti, le modalità esecutive e organizzative del lavoro, c'è bisogno di persone che sappiano come utilizzare questi strumenti, che sappiano come rendere questo tipo di attività operativa. E quindi quello che noi dobbiamo chiedere ai governi nazionali e ai governi regionali anche, perché la materia della formazione professionale nel riparto delle competenze legislative appartiene alle regioni, è di immaginare uno strumento di costruzione di un grande piano nazionale e regionale di formazione e lavoro, costruito insieme alle imprese, costruito insieme al mondo dell'università, che in questo versante è particolarmente significativo per le sue naturali competenze, ma costruito anche col mondo della scuola. Perché dobbiamo cominciare a fare in modo tale che i nostri ragazzi, ma anche quelli che sono già usciti dal mondo della scuola o anche quelli che addirittura il lavoro l'hanno perso, debbano essere accompagnati in un percorso che tenga conto di tutto quello che sta accadendo. Perché la riqualificazione professionale, come la qualificazione professionale, è la leva più importante e significativa per creare opportunità di incrocio tra domande e offerte di lavoro. Se andiamo in questa direzione, saremo capaci di aiutare il nostro sistema produttivo, i nostri lavoratori, i nostri giovani, le nostre donne, le nostre famiglie ad avere delle grandi opportunità. Altrimenti rischiamo che tanti possano rimanere per strada.